Benvenuti amici, benvenuti triatleti, giovedì 5 marzo, nona puntata del 2020 di Triathlon Daddo Podcast, il podcast di triathlon italiano curato dal Daddo, che poi sarei io. Tante storie, tante notizie da raccontarvi degli ultimi 7 giorni e allora partiamo subito! Cominciamo il nostro podcast come di consueto con la categoria storie e dobbiamo raccontare la storia purtroppo tragica che ha colpito tutto il nostro mondo di Andrea Maremmani, un amico del Foligno Triathlon Winner, è venuto a mancare in maniera tragica, appunto inaspettata, qualche giorno fa prima della disputa del primo duathlon di Solomeo a Corciano, Perugia, a cui appunto gli amici del Foligno Triathlon Winner hanno partecipato e hanno voluto arrivare al traguardo tagliandolo insieme mano nella mano, proprio in ricordo del loro caro amico Andrea. E dedichiamo la nostra puntata ovviamente ad Andrea Maremmani e al suo ricordo e ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti gli amici del Foligno Triathlon Winner. Ciao Andrea. La seconda storia che vi voglio raccontare in questa puntata è quella dell'amico Simone Chiarolla, un paratriatleta che ha concluso Ironman 70.3 Dubai, che si è disputato qualche settimana fa. Il triathlon per lui è un grande amore perché appunto unisce trasporti, perché è una sfida continua. E dunque Simone lo scorso 7 febbraio si è guadagnato la sua medaglia di finisher, ma soprattutto ha anche ottenuto per lui un grande obiettivo centrato, quello ovvero di tagliare il traguardo sotto le 5 ore. Il suo tempo finale infatti è stato di 4 ore e 48 minuti. Non è stato facile perché Simone è uscito dall'acqua, tremava e ha avuto il conforto e il sostegno di sua moglie Marianna, che come handler preziosissima lo ha supportato, lo ha incitato, l'ha spronato, e Simone decisamente nel ciclismo si è ripreso alla grande, anche se nell'ultima frazione è caduto, si è ferito una mano, ma insomma tutto questo fa parte del triathlon e lui si è andato a prendere la sua medaglia, 297esimo assoluto su più di 1500 partecipanti. Davvero una bellissima storia da raccontare, quella del nostro Simone. Lo ricordiamo, Simone nel 2007 ha avuto un incidente in moto e ha perso l'uso delle gambe, aveva 17 anni, è stato un periodo difficile per lui fino a quando appunto non ha incontrato la sua Marianna nel 2012, che gli ha riacceso la sua voglia di dimostrare che qualsiasi sia la condizione fisica o psichica o economica, si può sempre raggiungere l'obiettivo che ci si mette in testa. Quindi un bellissimo messaggio che ci manda il nostro Simone, che raddoppia il suo obiettivo, perché dopo Dubai ha già in mente di prepararsi per la distanza Ironman. In bocca al lupo Simone. E la prossima storia arriva direttamente da un racconto che abbiamo ascoltato tramite il podcast degli amici di Triathlon Taren, e questa storia riguarda Ben Hoffman, lo statunitense che insomma ha scritto delle pagine importanti, in particolare del circuito Ironman e dell'Ironman World Championship. Nel 2018, nell'edizione Kona del 2018, a causa di una frattura da stress si è dovuto ritirare e ha fatto uno stop addirittura di 12 settimane. In quel periodo il triatleta statunitense, che lo ricordiamo, aveva già nel suo palmarès 6 vittorie in gare Ironman ed era stato vice campione del mondo nel 2014, è diventato papà per la prima volta, una grande gioia che si è tradotta in una rinnovata energia, in una nuova mentalità vincente, e questo ha portato subito risultati, perché nella passata edizione, nell'ultima edizione di Kona, Ironman Hawaii World Championship del 2019, Ben ha chiuso al quarto posto. Insomma, con questo podcast di Triathlon Taren è stato ripercorso questo tragitto di 18 mesi con queste altalenanti sensazioni, e non ci resta che dire una gran in bocca al lupo, che fare un grande in bocca al lupo alla grande atleta Ironman statunitense Ben Hoffman.
E chiudiamo la sezione storie con il racconto di un grandissimo campione australiano, nato a Sydney il 2 gennaio 1972. Pensate, ha gareggiato per 28 anni come professionista nel triathlon e ha partecipato a più di 500 gare, vincendone più di 100. Nel suo palmarès ci sono due titoli dell'ITU World Series, un mondiale, sei coppe del mondo e due partecipazioni alle Olimpiadi. Ad Atene 2004, a Pechino 2008, partecipò tra l'altro a Pechino insieme a sua moglie Laura Rebec Bennett, atleta statunitense, ed entrambi conquistarono la quarta posizione finale. Stiamo parlando di Greg Bennett, appunto il campionissimo australiano, che dice di lui che è un ex atleta olimpico professionista. Non ero un campione, un predestinato della vittoria. Eppure sono stato in grado di vincere più titoli mondiali, di partecipare a due Olimpiadi e di essere nominato uno dei 15 migliori triatleti di tutti i tempi. Per fare questo ho dovuto imparare a vincere e per questo ha voluto creare il suo podcast che si chiama Be With Champions, un podcast che si pone l'obiettivo di far emergere tutto quello che rende un atleta un campione di livello mondiale. E allora nel suo podcast delle bellissime interviste che vi invito a seguire, ovviamente in lingua inglese, Greg ha già intervistato dei campioni del calibro di Craig Crowey, Alexander, Simon Whitfield, ovviamente lo ricordiamo, il canadese che ha vinto le prime Olimpiadi a Sydney 2000, e poi ancora Cameron Wurf, Javier Gomez, Dave Scott, The Man, poi Mirinda Rinne Carfree, Mark Allen, The Grip, Chris Maca McCormack e poi Mario Mola Diaz, chissà quanti altri, insomma, davvero una bellissima storia questa di Greg che ci continua a raccontare tante altre storie. Grazie Greg. E cominciamo la sezione attualità, ovviamente parlando di quella che è la notizia, la situazione che stiamo vivendo da diverse settimane, ormai mesi. Quella che riguarda ovviamente il coronavirus. Mi sento di fare una premessa, una doverosa premessa riguardo del fatto che da triatleti, da sportivi, da persone dell'Italia e del mondo abbiamo il dovere nei confronti di noi stessi e delle persone che ci sono vicine e che ci incontriamo di rispettare quelle che sono le regole che chi governa in questo momento sta dettando per il bene della collettività. Quindi con intelligenza, saggezza e con educazione massima e rispetto dobbiamo assolutamente continuare ad andare avanti, evitando peraltro in maniera molto attenta il creare paure, allarmismo, vivere questa paura che assolutamente andrebbe solo ad aumentare ulteriormente la difficoltà di questo momento senza peraltro dare nulla in cambio. Andiamo a vedere quindi nello specifico quello che sta succedendo. Innanzitutto la notizia che riguarda a livello internazionale l'annullamento della tappa di Abu Dhabi, che in realtà poi è stata di fatto dalla ITU rinviata a data da destinarsi, quella appunto del 5 al 7 marzo sarebbero state le prime gare dell'ITU World Triathlon Series. Ci sarebbe stata appunto la tappa per gli Elite, poi anche il paratriathlon e anche l'Abu Dhabi Mixed Relay, tutto rinviato a data da destinarsi. Andiamo a vedere anche quello che invece ha deciso l'ETU, l'European Triathlon Union, che il 3 di marzo ha confermato tutte le sue gare di marzo, inizio aprile e fino a metà aprile, con la sola eccezione del ETU Indoor Triathlon European Cup di Liévin in Francia, che sarebbe stato in programma il 21 marzo e probabilmente si disputerà invece in autunno. Quindi le altre gare che sono innanzitutto il campionato europeo di duathlon di Punta Umbria, di cui poi più avanti parleremo, poi il 15 marzo l'European Cup
di Huelva, il 29 marzo l'European Cup e la Junior European Cup di triathlon a Melilla, il 4 aprile la European Cup sempre di triathlon a Quartiera e il 19 aprile il Powerman Middle Distance Duathlon European Championship, campionato europeo ad Alsdorf in Germania. Ecco, tutte queste date sono state per ora, fino a questo momento, confermate dal presidente Renato Bertrandi, l'italiano Renato Bertrandi, appunto presidente del Triathlon Continentale. Andremo ovviamente a vedere quello che sarà il prosieguo, se ci saranno delle modifiche. Fino ad ora, appunto, per marzo-aprile cambiano il programma solo del Triathlon Indoor di Lieven. E c'è un aggiornamento proprio delle ultime ore anche per quanto riguarda l'attività in Italia riguardo dell'emergenza coronavirus, in quanto il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Luigi Bianchi, ovviamente concordando con quanto espresso nel decreto firmato dal Presidente del Consiglio italiano Conte, ha deciso, insieme con la dirigenza appunto della nostra federazione, di sospendere tutta l'attività fino al 3 aprile compreso. Quindi tutti gli eventi che sono in calendario le gare appunto della Federazione Italiana Triathlon non si disputeranno, sono sospese. E poi sarà una valutazione da fare con organizzatori, ovviamente di concerto con gli uffici della Federazione Italiana Triathlon, ca per capire se questi eventi potranno essere poi riproposti più avanti durante la stagione o se appunto saranno definitivamente annullati. Oltre agli eventi fino al 3 aprile, sono stati sospesi con appunto valutazione sulla, da farsi anche i campionati giovanili di Duathlon previsti a Cuneo il 4 e 5 aprile, quindi anche per quel weekend sono già stati bloccati anche i campionati italiani, mentre invece sulla carta per adesso gli altri eventi di quel weekend sarebbero in questo momento si potrebbero disputare, quindi vedremo cosa succede. Ovviamente questa è una situazione in continua evoluzione, quindi ci auguriamo ovviamente che da qui alla fine del mese di marzo le cose possano decisamente cambiare in meglio per poter permettere la regolare partenza a questo punto della nostra stagione, della stagione del triathlon, come di tutto lo sport e come di tutte le attività nel nostro paese e nel mondo. Ci spostiamo in Estremo Oriente. Allora, altre due notizie che riguardano in parte ancora coronavirus. La prima riguarda l'annullamento dell'Xterra Asia Pacific Championship a Taiwan del 28 marzo. O meglio, non sarà più assegnato il titolo Asia Pacific, ma si svolgerà ugualmente l'Xterra Taiwan, che non sarà appunto più valido quindi anche per l'Xterra World Tour, per il tour mondiale, ma solo per i locali, quindi aperto solo agli sportivi di Taiwan la gara del 28 marzo. Ci spostiamo ancora più a oriente, andiamo in Giappone perché ovviamente l'argomento caldissimo è quello che riguarda le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Shinzo Abe, il capo del governo giapponese, ha recentemente detto che le Olimpiadi assolutamente si disputeranno, il Giappone lo vuole fortemente come tutto il mondo. E negli ultimi giorni qualche ministro giapponese ha anche ventilato l'ipotesi che ci potrebbe essere uno slittamento, in quanto se non ci fossero le condizioni necessarie per svolgere in sicurezza per tutti gli atleti e tutti gli addetti ai lavori le Olimpiadi tra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese di agosto, così come da programma, sarebbe possibile slittarle entro il 2020, perché questo è l'accordo ovviamente firmato tra Giappone e CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Vedremo cosa succede. A proposito di Tokyo 2020, a proposito di triathlon, ci sono delle altre notizie interessanti però da dare che riguardano in particolare la frazione di nuoto, perché il parco marino dove i triatleti nuoteranno, appunto, sia per quanto riguarda il triathlon olimpico, sia per quanto riguarda la novità della terza medaglia del triathlon alle Olimpiadi, ovvero quella assegnata nella staffetta mista,
Ebbene, le acque di questo parco sono molto calde. Pensate, la media stagionale di agosto 2019 ha detto 30,5 gradi centigradi, ovvero mezzo grado sotto il limite imposto dalla Federazione Internazionale di 31 gradi. Quindi lo staff addetto all'organizzazione del triathlon delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sta lavorando per refrigerare l'acqua del parco marino con degli speciali filtri che, tra l'altro, avrebbero l'ulteriore scopo di evitare che proliferino dei batteri E. coli. Oltre ad aver parlato di questo, anche sulle nostre pagine social c'è la possibilità anche di vedere un tour virtuale della frazione bike appunto, dei giochi di Tokyo 2020 del triathlon, effettuato con le riprese di Triathlon Live TV e come ciclista d'eccezione Tommy Zafiris, triatleta e fotografo, e sappiamo anche marito della fortissima Katie statunitense. Quindi, se volete dare un'occhiata già a quello che sarà il circuito delle Olimpiadi di Tokyo 2020, potete andare direttamente sul sito della Federazione Internazionale o sui nostri social per vedere appunto queste riprese. E ha voluto dire la sua in merito al coronavirus anche il capitano Azzurro, che in un comunicato stampa appunto ha voluto toccare i temi di questo argomento così importante in questo momento storico di tutti noi. E dunque, anche in vista del fatto che la tappa di Abu Dhabi, come abbiamo detto, è saltata, per quanto riguarda la competizione, Alessandro ha affermato Olimpiadi in forse, ancora troppo presto, ma dipenderà molto anche da come agiremo noi. Bisogna essere fiduciosi, positivi e allo stesso tempo rispettare le regole per sconfiggere questo virus. Non provare il proprio stato di forma nelle gare preolimpiche lascia tanti punti interrogativi in testa. La vita va avanti, quindi continuo ad allenarmi, ma vivere lo spirito della competizione è altrettanto importante. Poi un messaggio anche per i suoi corregionali veneti. Ai veneti dico di essere realisti, analizzare ciò che ci sta intorno e stare tranquilli e metterci magari un pizzico di ironia e buon senso. La paura ti fa fare questo, si va da un estremo all'altro. Invece viviamo leggeri e rendiamoci conto che siamo appesi a un filo quotidianamente con o senza virus. Insomma, ringraziamo anche il capitano Azzurro per il suo contributo alla calma, alla tranquillità in questo momento così appunto importante e delicato per tutti noi. Grazie. E approfittando del fatto che la tappa di Abu Dhabi è saltata, c'è chi, come appunto lo spagnolo, campionissimo spagnolo Mario Mola, comunque non vuole perdere l'occasione per gareggiare e quindi Mola ha pensato bene di iscriversi al campionato spagnolo di cross che si disputerà proprio domenica 8 marzo a Saragozza. Sarà la 102esima edizione del campionato di cross spagnolo e per Mario anche un importante appuntamento dopo 11 anni. Un salto nel passato lungo appunto 11 anni, perché nel 2009, quando ancora era uno junior, corse e vinse proprio la prova nazionale di cross. Vedremo cosa sarà capace di fare da grande, il grande Mario Mola. L'altro argomento che sta tenendo banco in questa parte di stagione così particolare è assolutamente quello che riguarda la PTO, la Professional Triathlon Organization, e il suo tentativo molto insistente, tra l'altro, di acquisire da Wanda i diritti appunto di Ironman, del circuito Ironman, di diventare proprietario del marchio Ironman, appunto. In tutto questo, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la dichiarazione davvero
molto forte di Brad Sutton, il grande coach australiano che ha voluto assolutamente dire la sua criticando aspramente e duramente il magnate Mike Moritz, accusandolo di ipocrisia per sfruttamento d'immagine dei superatleti della PTO, per usare i tre atleti più forti al mondo per calmierare e abbassare la cifra richiesta per l'acquisto del marchio Ironman. È andato a fare un po' i conti in tasca di quella che è la proposta, appunto, di quello che sarà effettivamente quello che metterà in campo quest'anno la PTO. Lo ricordiamo, 2 milioni di dollari di bonus che verranno distribuiti in base al ranking PTO, 100.000 per la prima e il primo classificato, 5.000 per ogni atleta classificato dalla 21esima alla 50esima posizione e 2.000 euro, dollari, scusate, per ogni atleta classificato dalla 51esima alla 100esima posizione. A questi 2 milioni si sommano anche altrettanti 2 milioni legati alla The Collins Cup, ovvero la Ryder Cup della Triplice che si disputerà a Samorin in Slovacchia alla fine del mese di maggio. E quindi Mr. Sutton durissimo contro la Collins Cup, anche con la sua soluzione alternativa per cercare appunto di distribuire al meglio l'enorme quantità di denaro che la PTO pare proprio avere a disposizione. Per quanto riguarda la PTO, c'è stata la replica della coppia Charles Barkley, Lucy Charles e suo marito Rhys Barkley, che sono andati a spiegare che a partire da quest'anno i primi 100 uomini e donne riceveranno un bonus di fine anno che dimostra ulteriormente l'impegno dell'organizzazione a sostenere lo sviluppo degli atleti con anche dura lotta all'antidoping, dura lotta con antidoping, non all'antidoping evidentemente, piani sanitari, assicurazione di viaggio, congedo di maternità, congedo per infortuni, creazione di piani per supportare l'incremento del numero degli atleti pro. E insomma, una situazione davvero in continua evoluzione anche questa. Vedremo le prossime puntate perché appunto Wanda sembra aver definito il prezzo di vendita a 1.000 milioni di dollari per quanto riguarda il marchio Ironman. Adesso la palla ripassa a PTO e vedremo cosa succederà nelle prossime giornate. E i due campioni del mondo Ironman, Jan Frodeno e Anne Haug, i due tedeschi campioni in carica, titolo appunto che hanno vinto lo scorso ottobre 2019, fanno parte della PTO e hanno un'altra cosa in comune, oltre ad essere appunto entrambi tedeschi e aver entrambi vinto il titolo iridato Ironman. Sono allenati tutti e due da Dan Lorang, l'allenatore dei campioni del mondo. Lui è nato in Lussemburgo, ma è tedesco di adozione ed è il primo coach a vincere sulle Big Island sia la gara maschile sia quella femminile. Allena Frodo da 7 anni, Haug da 15 ed è l'ex allenatore della nazionale tedesca Elite Under 23 di triathlon e ora allena anche la squadra di ciclismo professionistico Bora Hansgrohe. Andiamo a vedere quello che è il suo decalogo davvero importante, i segreti dell'allenamento di Lorang. Sono 10 consigli che Dan rivolge soprattutto a chi vuole vivere alla lunga distanza per la prima volta, che sia un coach o un atleta. E allora, il primo punto riguarda la chiave che è per Dan Lorang la costanza. Il secondo punto, ascolta il tuo corpo. Terzo, gestisci i tuoi punti di forza e quindi i relativi punti di debolezza. Quattro, stabilisci le diverse fasi di lavoro. 5. Gestisci il passaggio all'Ironman. 6. Equilibra allenamenti in bici indoor e outdoor. 7. Costruisci la corsa su forza e velocità. 8. La gara è gara. 9. Il piano nutrizionale. E 10. Trova il tuo equilibrio psicologico. E allora il dettaglio e l'approfondimento di questi 10 punti ovviamente sulla news di mondotriathlon.it che vi invito a leggere e davvero tanti complimenti a Dan Lorang, il coach dei campioni del mondo Ironman. E
E l'avevamo annunciato, Cameron Worth torna ciclista, insomma dal 19 al 23 febbraio scorso ha partecipato alla Vuelta all'Algarve, la corsa su 5 tappe in tutto per un totale di 771,4 km percorsi con partenza da Portimão e arrivo a Lagoa in Portogallo, indossando la casacca del team Ineos. Ebbene, Cameron ha chiuso al 97esimo posto della classifica generale, a 35 e 33 dal vincitore che è stato il belga Remco Evenepoel. Ricordiamo che l'australiano correrà con il team Ineos, il team professionistico britannico, ancora per qualche mese, poi passerà a concentrarsi sulla preparazione per l'Ironman World Championship Hawaii, gara in cui tra l'altro detiene il record della frazione ciclistica che nel 2019 l'ha visto chiudere in quinta posizione. Per l'australiano di 36 anni, ricordiamo la sua carriera sportiva, è iniziata come canottiere, ha gareggiato per l'Australia alle Olimpiadi del 2004, poi è passato al ciclismo professionistico e ha corso per varie squadre, tra cui anche le italiane Androni e Liquigas nel 2010-2011. È passato poi al triathlon nel 2016 e ora, all'inizio del 2020, questo ritorno al ciclismo professionistico, almeno in parte, o meglio, con questo nuovo esperimento tra ciclismo professionistico e appunto triathlon professionistico long distance. In bocca al lupo, Cameron, per questa sua incredibile avventura. E torniamo al triathlon tricolore per parlare del triathlon in Puglia, perché ci sono due notizie appunto che riguardano due team pugliesi. La prima riguarda l'O3 Triathlon Team che ha vinto il progetto di ricerca sportiva a livello europeo intitolato Erasmus più Sport Stop Doping Swim Fair. Il gruppo di lavoro dell'O3 Triathlon è composto da Spartaco Grieco, da Domenico Lippoli, Selinda Cavallo, da Nicola Intini, il ricercatore, Giuseppe Mineccia e Matilde Petruzzi, i coach. In bocca al lupo per questo progetto. Lo scopo della ricerca sportiva è quello di consapevolizzare e divulgare informazioni utili sulle conseguenze che l'uso del doping ha nel nuoto. E quindi davvero una bellissima iniziativa. L'altra bellissima iniziativa riguarda la Fit Center Triathlon Bisceglie che ha iniziato ufficialmente la sua attività nella terza settimana del mese di febbraio con una presentazione con il sindaco appunto di Bisceglie, con ovviamente tutti i dirigenti a partire dal presidente della società Matteo Maenza, con lui anche c'erano Giuseppe Ruggeri, il vicepresidente, poi il tecnico Luigi Cancellario e poi c'era anche Claudio Meliotta, il presidente del comitato Pugliese Fitri e il referente giovanile della Federazione Italiana Triathlon Antonello Mastro Filippo. Il team avrebbe dovuto fare il suo esordio al Duathlon della disfida di Barletta del 22 marzo, che però appunto sappiamo sospeso in quanto tutta l'attività federale è stata sospesa. Sicuramente ci saranno poi ulteriori possibilità per cominciare l'avventura del Fit Center Triathlon Bisceglie, a cui facciamo davvero un grosso in bocca al lupo. E passiamo a parlare di due grandi campioni, ma soprattutto della loro grande mentalità vincente che viene fuori anche in quel momento di oggettiva difficoltà. Stiamo parlando innanzitutto di Flora Duffy, la campionessa delle Isole Bermuda, che si è rimessa subito sotto, ringraziando peraltro ITU e organizzatori locali per aver pensato a preservare la salute degli atleti, innanzitutto annullando la tappa di Abu Dhabi. Nell'allenamento di sabato scorso in piscina, purtroppo un incidente, ovvero con il braccio sinistro la sua mano si è impigliata nella corda dei visori, delle boe che dividono appunto le corsie. Il mignolino è rimasto incastrato, ha tirato la mano e si è procurata una frattura al metacarpo. Questo ha implicato un'operazione martedì scorso e poi subito sui social ci ha tenuto a rassicurare tutti quanti la grande Flora dicendo che appunto era andato tutto per il meglio e la buonissima notizia che comunque avrebbe impiegato pochissimo tempo a rimettersi subito in sesto per affrontare di nuovo gli allenamenti e quindi già vediamo questo spirito subito propositivo e pronto per rimettersi in sella.
Rimettersi in sella anche ci vorrà qualche giorno in più, qualche settimana in più sicuramente per Fred Van Lierde, che purtroppo è stato protagonista di un incidente piuttosto importante in sella proprio alla sua bicicletta. È finito nell'lunotto posteriore di una macchina, quindi è stato molto fortunato e abbiamo visto la foto sulle sue pagine social con dei punti sul viso e un evidente bendaggio. Ci ha tenuto a sottolineare il fatto che grazie al suo casco MET lui è ancora qui con noi, il casco gli ha letteralmente salvato la vita, quindi ancora una volta questo è un messaggio molto importante che ribadiamo con forza, assolutamente usiamo sempre il casco quando andiamo a fare le nostre uscite bici. Da sottolineare anche lo spirito di Fred, che anche lui vuole assolutamente rimettersi in sella il prima possibile, e rassicura tutti quanti sul fatto che tornerà e tornerà per cercare di realizzare i suoi sogni in questa che è la sua ultima stagione da professionista. E andiamo a parlare di Ironman Hawaii World Championship. Lo ricordiamo, la gara che Fred Van Lierde vinse nel 2013, perché Ironman Foundation per la 18ª stagione consecutiva ha aperto la sua annuale asta di beneficenza, ovvero per guadagnarsi la slot di qualifica appunto al mondiale Ironman. Ogni anno più di 85.000 atleti gareggiano negli Ironman Events intorno in giro per il mondo. Solo 2.500 sono gli atleti che possono partecipare guadagnandosi la slot. Però c'è un'altra possibilità, ovvero appunto questa asta di beneficenza. Attualmente il costo del pettorale per volare all'Ironman Hawaii con questa asta è arrivato a 30.000 euro, anzi scusate, ha superato i 30.000 dollari. L'asta si chiuderà il 7 di ottobre e quindi ricordiamo anche che per poi partecipare all'Ironman Hawaii, una volta che si sarà conquistato a suon di dollari assolutamente questo ticket per il mondiale Ironman, bisognerà per gli atleti che, appunto, per l'atleta che gareggerà anche completare una gara di Ironman o Ironman 70.3 entro il 23 di agosto 2020 e si potrà partecipare solo con questo ticket all'edizione 2020 dell'Ironman Hawaii World Championship. E chiudiamo la nostra sezione attualità con tanti auguri. Tanti auguri a Claudio Chiappucci, a Il Diablo, classe 63 di Uboldo, il nostro Claudio, il mito del ciclismo professionistico italiano e mondiale dal 1985 al 1998, con tante grandi imprese, ma non tutti sanno che, oltre alla mitica impresa, per esempio, del Tour de France nel 1992, quando il Diablo in maglia pois vinse sul traguardo del Sestriere dopo una lunga fuga di 200 km, una delle imprese più celebrate della storia del ciclismo. Dicevo, non tutti sanno che Claudio Chiappucci è anche un triatleta, perché nell'edizione 2016 del Kia Laguna Triathlon riuscì, non da staffettista ma da triatleta, a completare tutte e tre le frazioni da solo, ovvero 1900 metri di nuoto, 90 km di bici e 21,1 km di corsa. Viva il diavolo sempre! E gli auguri li estendiamo ovviamente anche alla nostra paratleta azzurra Veronica Jocco Plebani, che sta partendo per la sua stagione di conquista del pass per il paratriathlon di Tokyo 2020, e lei che è già stata appunto olimpica per quanto riguarda il canottaggio. Ci auguriamo ovviamente che il suo sorriso possa campeggiare appunto nelle foto, ricordo poi del paratriathlon giapponese, dei giochi olimpici giapponesi. Il terzo tanti auguri lo facciamo per un matrimonio di due amici davvero grandi appassionati di triathlon che non sono atleti, o meglio, non è quello il loro compito principale nel mondo triathlon, perché Silvia Comece e José Luis Orcad, entrambi appunto spagnoli,
Si sono sposati e fanno rispettivamente l'organizzatrice e il fotografo. Ho avuto più volte il piacere di incontrarli in Italia, in Spagna, in altri eventi internazionali e quindi hanno postato sui loro social, loro che ci tengono comunque alla loro riservatezza, una bellissima foto del loro matrimonio e quindi ci tenevamo da parte di tutta la redazione di Mondo Triathlon e mia in personale a fargli un mondo di auguri per appunto la loro vita insieme. Ciao amici! E passiamo immediatamente adesso alla sezione gare, per quanto appunto questo sia un periodo davvero faticoso per il calendario italiano e mondiale per quanto riguarda le gare, comunque se ne stanno disputando e se ne stanno disputando di importanti con importanti risultati anche per i nostri azzurri. Cominciamo dunque da Devonport in Australia. Per la precisione in Tasmania, che è stata la sede della prima tappa dell'ITU World Paratriathlon Series con diversi atleti azzurri al via e dobbiamo ovviamente cominciare a raccontare quello che è successo con la coppia d'oro, bisogna dirlo in questo momento proprio più che mai, Anna Barbaro e Charlotte Bonnen. E, insomma, sono riuscite nell'impresa prime azzurre di sempre a farlo, di vincere una tappa dell'ITU World Paratriathlon Series. Questo è successo sabato 29 febbraio 2020. Per quanto riguarda gli altri risultati degli azzurri, Federico Sicura con la sua guida Ivan Rissi hanno chiuso al decimo posto nella loro categoria, ottava Rita Cucuru e quinto Pier Alberto Buccoliero. Per loro dei risultati che ovviamente potranno migliorare nel corso della stagione, ma andiamo ad ascoltare innanzitutto Charlie Bonnen che ci racconta di quello che è stata la gara di Devonport con Anna nel dettaglio e poi anche di quello che è tutto questo percorso per lei. Rappresenterebbe tra l'altro come guida la terza partecipazione alle Olimpiadi dopo quelle della Cina, di Pechino 2008. E le ultime Olimpiadi di Rio 2016, dove appunto partecipò ovviamente come triatleta nella gara individuale, e quindi una terza esperienza che la sta davvero arricchendo, ma lo sentiremo direttamente dalle sue parole. Subito dopo ascolteremo anche il contributo prezioso che ci parla appunto del paratriathlon e di tutto il movimento italiano, di quello che succederà in questa fondamentale stagione, anche il commissario tecnico del settore paratriathlon, appunto, della Federazione Italiana Triathlon, Mattia Cambi. E dunque a voi, Charlie e Mattia. Ciao Dado, sono appena tornata dall'Australia e oltre alla crisi del jet lag devo gestire il cambiamento di temperatura perché qui in valle ha appena nevicato e sono passata dai 20 gradi di Devonport ai 5 di Aosta, ma va bene. Anche perché è valsa la pena farsi questo super viaggio per andare fino in Tasmania e gareggiare con Anna. Siamo riusciti a vincere la nostra prima VPS e da quanto mi hanno detto è anche la prima volta che un italiano vince una VPS, quindi siamo ancora più contente e soddisfatte di quello che abbiamo fatto. Per quanto riguarda la gara, diciamo che siamo partite motivate come sempre, ma prima di partire per l'Australia Anna ha avuto un piccolo incidente, è caduta correndo a casa sua e si è procurata un taglio e per ricucirla, cioè per chiuderla hanno dovuto metterle 8 punti. Per cui lei, da grande guerriera, il giorno dopo è partita, si è affrontata praticamente 36 ore di viaggio per arrivare all'Australia con questa gamba che quasi non riusciva a muovere. È arrivata in Australia, si è adattata piano piano, ha iniziato a fare qualche esercizio e 3 giorni prima della gara ha tolto i punti e solo allora ha cominciato un po' ad allenarsi in bici e a nuoto e di corsa. Quindi, come dicevo, siamo partite motivate, però questo piccolo intoppo ce l'avevamo un po' addosso, ecco, non sapevamo che cosa ne sarebbe venuto fuori.
La gara era una gara tosta perché nel nuoto c'era un mare parecchio mosso, soprattutto quando si usciva dagli scogli. E Anna è stata impeccabile come sempre, mi ha seguito e non ha avuto paura. E quindi siamo riusciti a uscire bene, ampliando, diciamo, il nostro margine rispetto all'inseguitrice di 1 minuto. La zona cambio è andata bene, in bici abbiamo avuto un piccolo problemino salendo sul tandem perché Anna ha perso la scarpa, quindi senza perdere la calma ci siamo fermate, l'abbiamo recuperata e siamo partite per i 20 km, anzi 21 km di bici, 6 giri eterni perché c'era un vento fortissimo che ha messo in crisi parecchie coppie, mentre Anna, come al solito, anche lì mi ha ascoltata, si è fidata di me. E ha pedalato seguendomi bene e senza farsi influenzare dal vento che era veramente forte e spesso ci spostava il tandem. E finita la sospirata bici, avevamo 4 minuti di margine, quindi eravamo riuscite sempre, diciamo, a mantenere il distacco con cui siamo partite, anzi l'abbiamo aumentato, così siamo partite tranquille. Per la corsa, che è un po', diciamo, il punto debole di Anna e soprattutto era l'incognita più grande di questa gara, visto appunto i problemi che ha avuto. Come al solito e come tutta la gara, e come sempre, Anna ha reagito bene, ha corso comunque meglio del previsto e abbiamo vinto, abbiamo tagliato questo sospirato traguardo che ha avuto davvero una valenza grandissima per Anna. Infatti, al traguardo ha avuto un urlo di gioia, liberatorio, la capisco benissimo, l'ammiro tantissimo e sono felicissima per lei perché se lo merita, dopo tutti i sacrifici che sta facendo, come per carità tutti gli atleti, però tutti i sacrifici che sta facendo lontano da casa, questa vittoria che ci dà tantissimi punti per le Olimpiadi, quindi ci rende ancora più vicine a Tokyo. Se la merita tantissimo, se l'è sudata e con questo intoppo che ha avuto è ancora più importante. Per quanto mi riguarda, essere al suo fianco è un grandissimo onore ed è uno stimolo perché mi sta facendo riapprezzare, tra virgolette, lo sport di squadra, io che sono sempre stata una sportiva individuale e ora essere messa, diciamo, a lavorare accanto a una ragazza che mi ascolta e si fida di me. È una grandissima soddisfazione, come ho detto prima, un onore perché, ecco, è bello essere in un gruppo di atleti che ti ispirano e che fanno tanti sacrifici per raggiungere i loro obiettivi. Per cui ringrazio Anna e la federazione per avermi dato questa possibilità di lavorare con loro e spero che riusciremo tutti insieme a raggiungere il nostro obiettivo di questo 2020. Ciao Dado, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di raccontarci, di parlare di paratriathlon e oggi lo faremo a partire da questa trasferta di Devonport appena terminata. Questa VPS in terra australiana, in Tasmania, ci ha regalato una splendida vittoria di Anna insieme alla guida, insieme a Charlie, ed è stata una vittoria preziosissima per quanto riguarda i punti per la qualifica che ci mettono in una condizione ideale per affrontare i prossimi eventi con una certa tranquillità, ma soprattutto di mettere l'attenzione su tutta la preparazione in funzione dell'evento di Tokyo. La qualifica si chiuderà comunque il 24 giugno e fino ad allora i giochi sono ancora aperti. Però siamo in una buona condizione, in una buona posizione di classifica, diciamo, a livello internazionale nel ranking di qualifica. E, per gli altri non è stata la gara migliore, ma nulla è perso, ci saranno ancora numerosi eventi e essendo anche la prima gara di stagione abbiamo anche capito cosa non è probabilmente andato, motivo per cui dai prossimi giorni, visto l'annullamento
della gara di Abu Dhabi, per la quale siamo appena rientrati da poche ore, cambiando un po' tutti i piani in Italia, ci dovremo appunto riadattare, risettare per svolgere gli allenamenti e riprogrammare, diciamo, un po' in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Ovviamente la cancellazione di questo evento non cambia il nostro piano di avvicinamento e soprattutto non cambia il nostro calendario fitto di eventi internazionali. Infatti, già il 22 marzo gareggeremo a Sarasota, in Florida, poi ci attende la gara a Bermuda il 19 aprile, il mondiale in casa all'Idroscalo di Milano il 3 maggio, che è una grande vetrina per tutto il movimento italiano, e ringrazio fortemente la federazione e tutti gli uffici che ci hanno supportato in questa preziosa impresa, e tutti gli altri atleti non vedono l'ora di gareggiare di nuovo in Italia, perché l'Italia piace molto al resto delle nazioni che ci sono, diciamo, avversarie in gara, ma ci sono molto amiche per quanto riguarda lo svolgimento delle gare in Italia. E si prosegue poi con Yokohama il 16 maggio, per concludere poi con gli eventi in Spagna il 6 giugno, in Francia il 13 giugno a Besançon e a Monreale il 24 giugno. Questo è il calendario di eventi che ci vede impegnati appunto a cercare di concludere o di qualificarci con gli atleti impegnati e di settare al meglio appunto la preparazione, e in tutto ciò saremo praticamente a Verona dai prossimi giorni fino ai primi di giugno in raduno, un blocco molto lungo di lavoro qui sul territorio veronese, per poi spostarsi invece con i qualificati, diciamo, in altura, come abbiamo fatto negli ultimi anni su Livigno. Questo è un po' quello che ci aspetta in questa stagione. E non solo gare, mi verrebbe da dire, perché sicuramente non solo gare, non solo raduni, visto che ci sono molti eventi anche in Italia. A partire dal 14 marzo, c'è il campionato italiano di duathlon organizzato dal Firenze Triathlon a Firenze, appunto, in un contesto stupendo dove ci sono svolti anche i campionati del mondo di ciclismo nel 2013. E le gare in Italia ci saranno, l'Italian Paratriathlon Series, ci saranno anche una serie di eventi a livello formativo, come i convegni barra seminari con tema paratriathlon. Il primo sarà appunto il 28 marzo qui a Verona. Ne abbiamo già fatto uno a Palermo in occasione del raduno che abbiamo svolto in Sicilia nel primo blocco di preparazione, e non mancheranno altre sorprese, altre date, anche dal punto di vista di promozione e di avvicinamento all'attività di paratriathlon per quanto riguarda appunto tutta la penisola italiana. E quindi invito a seguirci, a seguire i canali federali, perché è un calendario ricco di eventi e di attività promozionali anche sul territorio italiano per avvicinare appunto nuove leve a questa fantastica disciplina. Un saluto a tutti e ci sentiamo presto per i prossimi aggiornamenti, speriamo sempre positivi, dai campi gara per quanto riguarda l'attività. Ciao! Wow, grazie davvero a Charlie Bonen e Mattia Cambi per i loro preziosi e bellissimi contributi, anche emozionante il racconto che ci ha fatto appunto Charlotte della sua prova con Anna Barbaro, il loro preziosissimo scintillante oro. L'augurio ovviamente, l'ingrosso in bocca al lupo per tutta la nazionale di paratriathlon azzurra. Sicuramente ci continueremo a sentire nell'arco di questa stagione con appunto la speranza, anzi la certezza di poter raccontare di altre bellissime imprese dei nostri atleti. Quindi un grandissimo in bocca al lupo per una stagione che appunto si deve assolutamente coronare con questo sogno da realizzare a cinque cerchi. Passiamo a un altro sport, un'altra disciplina del mondo triathlon, ovvero al Winter Triathlon, perché nel weekend del 29 febbraio 1 marzo si è disputata di fatto anche l'ultima prova internazionale di Winter Triathlon, il triplice invernale. Sappiamo quanto è importante per l'Italia, quanto l'Italia comunque sia sempre pronta a dare energia a questo movimento. Ovviamente ricordiamo tutti quanti anche la bellissima prova iridata organizzata ad Asiago
appunto da noi italiani. È stata veramente una seconda edizione consecutiva dei mondiali di Asiago di Winter Triathlon, bellissima e apprezzata da tutti. Ebbene, nel weekend si è disputato il campionato europeo a Cale Grădiniștean, Romania. Qualche problemino per la nazionale azzurra capitanata dal mitico Marco Betas, commissario tecnico, per arrivare in Romania. Purtroppo non ha potuto far parte della spedizione Sandra Mayrhofer, e quindi non ci sono state rappresentanti elite al femminile, ma comunque i nostri si sono davvero ancora una volta ben comportati, a partire dal mitico Pippo Lamastra. Giuseppe è riuscito a chiudere infatti in seconda posizione a pochi secondi dallo scatenato russo Pavel Andrav, che davvero pare quasi imbattibile, perché insomma questa volta è riuscito a mettere tra sé il secondo arrivato, appunto il nostro Pippo, solo 17 secondi, dico solo perché di solito appunto i distacchi che infligge sono decisamente anche più importanti. Quinto posto assoluto per Franco Pesavento, che vince la sua categoria Under 23, quindi arriva anche oltre all'argento elite anche l'oro Under 23 per Pesavento. Poi a seguire sesto Daniele Antonioli, ottavo Alessandro Saravalle. Per quanto riguarda le donne, la vittoria è andata appunto alla russa Svetlana Sokolova davanti all'austriaca Slavinets e all'altra russa Surikova. Sul terzo gradino del podio maschile ricordiamo Viorel Palizzi, il rumeno. E andiamo a vedere poi anche quello che è successo per gli junior. Margareta Bikanova, la slovacca, e il russo Vladislav Semenov vincono il titolo europeo. La Team Russia vince anche la staffetta 2x2, la staffetta mista. Andiamo a vedere anche i campioni europei age group, in particolare quelli che sono i risultati dei nostri azzurri. Seconda Serena Piganzoli nella categoria F40-44. Vittoria, medaglia d'oro per Filippo Blanc negli M30, secondo posto anche per Luca Alladio negli M45. E allora abbiamo voluto risentire nuvamente il nostro grande alfiere azzurro Pippo Lamastra, per lui una stagione davvero importante, e ci racconta anche quella che è la speranza azzurra e non solo di vedere ai giochi olimpici la disciplina del Winter Triathlon, e ovviamente l'Italia fa un gran tifo perché questo sogno a 5 cerchi invernali in questo caso si possa realizzare. A te Pippo. Ciao Daddo, eccoci qua, siamo tornati dalla Romania e abbiamo appena appunto corso il campionato europeo, e dai, è andato benissimo, direi, è andato alla grande. C'è stata un po' di incertezza i giorni prima dovuta un po' al coronavirus, non sapevamo se ci avrebbero fatto arrivare in Romania, poi in più c'è stata l'incertezza della neve perché avevano pochissima neve, ma ciò nonostante siamo arrivati in Romania senza nessun problema. La neve, seppur poca, ce n'era perché ci fossero dei bei percorsi, e niente, come al solito ho confermato un po' il feeling speciale con Cale Grădiniștean, che ho da sempre, e nonostante fossi un po' infortunato, avevo un po' un risentimento muscolare, quindi ero un po' preoccupato i giorni prima della gara, e invece poi la gara è andata benissimo. Mi ha fatto un po' male i primi 100 metri di gara, poi con l'adrenalina dell'evento è tutto passato, e niente, ho fatto subito una super corsa, una buona T1, ho corso assieme a Daniel Antonioli, eravamo già in quinta e sesta posizione, quindi eravamo già messi più che bene, e avevo una quarantina di secondi dal gruppo di testa, e neanche un giro di mountain bike mi sono riportato sul duo di testa, era composto da Bregheda e Andrev, e poi siamo riusciti a fare la differenza io e Andrev. Questa volta ha collaborato un po' di più, quindi ci siamo dati un po' una mano e siamo riusciti ad andare via noi due, e quindi la gara un po' si è fatta lì. Poi partiti sugli sci, come sempre lui è stato velocissimo al cambio, nonostante abbia avuto un problema perché gli si è staccata la scarpa prima di entrare in T2, gli si è staccata la scarpa dalla bici, quindi è dovuto tornare indietro, io non me ne sono neanche accorto. Nonostante questo è riuscito a partire sugli sci con una decina di secondi su di me, e io ho un po' pasticciato, un po' probabilmente il fatto di essere comunque un po' a tutta, la gara
era comunque molto breve, molto più breve del solito, essendoci poca neve, le distanze sono state ridotte ed era una gara da 50 minuti e minuti, quindi anche è stata molto più tirata. E niente, sono partito sugli sci, e la sensazione era di essere veramente a tutta, era di essere a tutta e ho provato a chiudere, ma più che altro mi guardavo alle spalle, dove comunque avevo un buon vantaggio sul terzo e il quarto che erano in lotta tra di loro per la medaglia. E verso metà gara mi sono quasi avvicinato a Pavel, ci ho anche quasi creduto, ho detto ma magari è stanco, magari sta mollando un po'. In realtà poi sono rimasto lì a quei 17 secondi, ma sono contentissimo. 17 secondi da appunto un grande dominatore della scena del Winter Triathlon di questi ultimi anni sono comunque pochi e c'è un po' di rammarico perché 15 secondi li ho presi tra la T1 e la T2, ma è così, lui è oltre ad essere un grande campione perché è molto completo e anche molto bravo nelle transizioni. E è stato comunque un grande campionato europeo, come sempre organizzato al meglio, nonostante appunto una serie di problemi non da poco, in primis il coronavirus, in secondo il fatto che c'era poca neve, ma è stato tutto organizzato alla perfezione, tutto perfetto e niente, siamo contenti, soddisfatti. L'Italia comunque è andata bene perché poi Franco Pesavente è arrivato quinto assoluto e ha vinto il titolo under, il giovane Saravalle è già arrivato in top 10 e vabbè Daniel quest'anno ha fatto una stagione un po' più sottotono, ma comunque era lì, eravamo tutti veramente vicinissimi. Siamo arrivati tutti e quattro nei primi 8, quindi direi che siamo andati bene. E niente, adesso speriamo che il Winter Triathlon continui a crescere dopo questa bella stagione anche a livello internazionale. Da più parti si dice che lo si vuole proporre come disciplina olimpica, almeno promozionale alle Olimpiadi del 2022. E ci stanno credendo veramente tutti e speriamo che veramente si riesca a concretizzare questo grande sogno che abbiamo. E un saluto a tutti e magari ci vediamo in qualche cross duathlon. Per il cross triathlon, vediamo di imparare a nuotare. Ciao a tutti. E allora andiamo a vedere poi quelle che sono state le altre gare che si sono disputate nel fine settimana. Ci spostiamo innanzitutto in Argentina, dove il 1º marzo si è corso nella meravigliosa terra di Patagonia il terzo Ironman 70.3 Bariloche, una gara valida solo per Age Group, con il nostro Andrea Della Chà, unico italiano al traguardo. Lo stesso giorno ad Huskinson in Australia si è corsa la 15ª edizione del Husky Triathlon Festival Long Course, un prestigioso mezzo Iron che ha visto il successo dei beniamini di casa, Sarah Crowley e Mitchell Cunningham, con al quinto posto assoluto tra gli uomini anche il mitico leggendario Craig Crowley Alexander. Due le gare che si sono disputate in Italia, due duathlon, del primo abbiamo già parlato in commemorazione appunto di Andrea Maremmani, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro podcast, insomma il primo duathlon di Solomeo organizzato dal Perugia Triathlon, valido come seconda tappa della Tesla Tri Cup Umbria. Si è corso su distanza sprint, le vittorie assolute sono andate a Giulia Renzini, proprio del Foligno Triathlon Winner, e a Tommaso Paoletti del Firenze Triathlon, il giovane del Firenze Triathlon. Un saluto a Edoardo Espugna e a tutto il suo team, Giovanni le sta facendo davvero molto bene in questo inizio di stagione. A Capaccio il sesto Buffalo Duathlon Cross Sprint, targato Aurora Triathlon, ha invece visto arrivare al traguardo per primi Adele Riccitelli, che era una portacolori della squadra organizzatrice, l'Aurora Triathlon appunto, e Salvatore Attianese del Circolo Canottieri Napoli Triathlon. Come abbiamo già detto, appunto, non si sono disputati il Duathlon Sprint Città di Santena di Quolitri, che sarebbe stata la prima tappa del circuito Duathlon Fitri. Il team organizzatore con la Federazione Italiana Triathlon si sono subito messi al lavoro per recuperare questa data, che è stata spostata all'8 novembre. Quindi la gara che doveva essere appunto la tappa iniziale del circuito Duathlon, molto probabilmente sarà la tappa che andrà a chiudere il circuito, ripetiamo, l'8 novembre. Annullato invece appunto il Duathlon Sprint della Valdensa degli amici dell'Olimpia Colle, e non si è disputato nemmeno il Trindor Tri 2-3 Vimercate.
E andiamo a concludere la sezione che riguarda le gare disputate nel scorso fine settimana parlando di swimrun, perché si sono disputate due gare all'estero, tutte e due molto importanti. Il 29 febbraio 2020 alla Paloma Roccia si è disputato il terzo swimrun Uruguay, che è stato vinto da Yali Pages e Santiago Aldao. E la cosa importante da sottolineare per quanto ci riguarda in particolare era il fatto che questa era la prima tappa del circuito internazionale di qualifica al mondiale di Aquatic Runner Swimrun Solo, che si disputerà, lo ricordiamo, sabato 12 settembre da Grado a Lignano Sabbiadoro. La seconda prova di swimrun era quella che si è invece svolta il 1° di marzo in California. Per la prima volta il circuito svedese Otillo è sbarcato negli Stati Uniti e si è disputato appunto a Catalina Island. La vittoria di Otillo Swimrun a Catalina Island, che era valida come Swimrun World Series, ha visto primeggiare appunto tra le donne il Wild Envol di Fanny Khan e Desiree Anderson, una coppia svedese, tra gli uomini il Team Envol di Nicolas Remire, il francese Francesc de Lanuza Gimeno, lo spagnolo. E la cosa da sottolineare invece è la graduatoria mista, perché ci riguarda un po' più da vicino, il Team Envol Switzerland Vigor con il francese Alexis Charrier e la svizzera del Canton Ticino Sabina Rapelli. Allora, Sabina è diventata una nostra nuova amica, l'abbiamo contattata perché lei è già una ormai esperta del circuito Otillo dello swimrun mondiale, avendo già partecipato, come ci sta per raccontare, anche al mondiale svedese. E dunque, facciamoci raccontare questo Otillo Swimrun Catalina Island con 1800 metri di dislivello per quanto riguarda la frazione di corsa, quindi un trail run davvero molto impegnativo, direttamente dalla nostra amica Sabina Rapelli. A te, Sabi! Ciao Dodo, sono appena tornata dalla prima swimrun Otillo in America, sull'isola di Santa Catalina, vicino a Los Angeles. È stata una gara molto, molto dura perché presentava un dislivello di 1800 metri e delle tratte a nuoto quasi tutte da più di 1,5 km in acqua comunque fredda. Cosa dire? Siamo riusciti a portare a casa una vittoria inaspettata. Ci siamo preparati bene per questa gara, però mai pensavamo di poter vincere la nostra categoria, io e Alexi, nella categoria mista. E siamo partiti bene, siamo partiti cercando di tenere un ritmo comunque non troppo elevato all'inizio perché sapevamo che la gara presentava il dislivello, soprattutto nella prima parte, nella prima metà della gara, e quindi abbiamo voluto partire con un ritmo relativamente non troppo elevato. E questo diciamo che ci ha permesso di vincere la gara perché abbiamo gestito molto bene le nostre energie, siamo riusciti a passare in testa subito dopo la prima tratta a nuoto e da lì abbiamo condotto la gara sempre, sempre davanti, cercando di mantenere lo stesso ritmo e aumentando un po' sul finale. Devo dire che tra tutte le Otillo che ho potuto fare in questo anno e mezzo, questa è stata una delle più impegnative, proprio per la difficoltà del percorso, non dal punto di vista tecnico, perché il trail era relativamente semplice, a parte una discesa molto molto ripida, lunga, nella prima parte di gara, che diciamo che se non si gestiva bene, poteva comunque comportare un peggioramento muscolare perché a livello dei quadricipiti era abbastanza invasiva, diciamo. E
E niente, è stata un'esperienza bellissima che spero di poter rifare l'anno prossimo, perché è bellissimo, bellissimo posto e un percorso fantastico. La mia passione per la swim run è nata circa appunto 2 anni fa, iniziando con delle gare in Francia, qui vicino comunque alla Svizzera, per poi provare per la prima volta il circuito Tillo in Engadina con una mia grande amica, e questa gara, la Tillo Engadina, ci ha permesso di qualificarci nel 2018 al mondiale in Svezia, al quale però ho partecipato con una ragazza svedese perché la mia compagna di squadra si è infortunata un mese prima di partire. Da lì è un po' nata tutta la mia storia, nel senso che partecipando a questo mondiale nel 2018 ho conosciuto diversi atleti, ho potuto entrare in contatto con delle squadre di swim run, e da lì è nato il mio rapporto con il Team Envol, nel quale ho conosciuto Alexi, che adesso appunto è il mio compagno di gara e con il quale l'anno scorso siamo riusciti a conquistare il quarto posto ai mondiali, sempre nell'arcipelago svedese. Trovo che sia uno sport fantastico perché ti permette di condividerlo con qualcun altro, quindi tu gareggiando con quest'altra persona dall'inizio fino alla fine. Condividi tutto con questa persona deve sapere, deve conoscere i tuoi limiti, tu devi conoscere i suoi per poter riuscire insieme ad arrivare alla fine, perché se uno dei due spinge troppo e porta l'altro al suo limite, insieme non si arriva alla fine, anzi si rischia di abbandonare prima. Proprio per questo trovo che sia una particolarità che in pochi sport esiste. È bellissimo anche il fatto di essere in contatto costante con la natura e soprattutto i percorsi che cambiano continuamente, perché ogni swimrun è diverso da un'altra. Ogni circuito di swim run, ogni tracciato di swim run è diverso da un altro, non si hanno mai le stesse tratte. Ogni gara presenta delle particolarità che non a tutti sono affini. Per esempio, io posso poter primeggiare in una swim run dove c'è più corsa che nuoto, e posso invece essere svantaggiata in una swim run dove c'è più nuoto, dove le tratte a nuoto sono molto più lunghe, dove ce ne sono magari di più, invece che a corsa, ecco, le tratte a corsa. Quindi cambia anche questo, e trovo che sia un particolare che fa la differenza. E adesso andiamo a vedere quello che succederà nel prossimo fine settimana. Sappiamo appunto, abbiamo già parlato ampiamente delle difficoltà per quanto riguarda l'emergenza nazionale e internazionale, ma comunque sono diverse le gare, anche piuttosto importanti, che appunto si svolgeranno sabato e domenica. Cominciamo dal campionato europeo di duathlon, Elite Under 23, Junior, Paratriathlon e Age Group. In programma a Punta Umbria in Spagna. È molto importante il fatto che la mancata disputa dell'I2 World Triathlon Series di Abu Dhabi ha fatto sì che alcuni atleti abbiano deciso di spostarsi appunto dal triathlon al duathlon. In primis il campionissimo, il due volte campione olimpico a Londra 2012 e Rio 2016, Alistair Brownlee. Dunque il britannico sarà al via della prova di duathlon standard, il nostro duathlon classico, quindi sulle distanze di 10 km di corsa, 40 km di bici e ancora 5 km di corsa, per vincere appunto il titolo
continentale, se la vedrà in particolare con il francese Benjamin Schocker e con il grande beniamino locale, un idolo appunto in Spagna, Emilio Martin. Ma ci sarà anche il canadese Tyler Mislachuk, anche lui appunto orfano di Abu Dhabi, quindi davvero una bella lotta tra in particolare questi quattro, con altri possibili inserimenti di atleti che possono dire la loro per questo titolo europeo. In campo femminile, appunto, per quanto riguarda la gara Elite, l'austriaca Sandrina Illes, la spagnola Irene Loizate Sarionandia e la britannica Beth Potter sembrano appunto le tre più accreditate per la vittoria finale. La pattuglia azzurra prevede, per quanto riguarda il paratriathlon, innanzitutto Alessandro Carvani Minetti, che vuole ancora dire la sua e guadagnarsi un posto lassù in alto nelle posizioni che merita. Al via nel paratriathlon, in questo caso ovviamente paraduathlon, anche un altro azzurro, ovvero Marco Turato. E poi c'è la selezione nazionale age group, in particolare con Lucia Soranzo, classe 1948, ci permettiamo di sottolineare appunto la sua data di nascita, perché Lucia è davvero una grandissima appassionata della corsa e del duathlon, ha già portato ha già conquistato tanti allori internazionali ed è ancora pronta per dire la sua anche in questo caso appunto in Spagna. Così come sarà prontissimo anche il nostro mitico Uber Rossi, lui nella categoria 40-44, anche lui assolutamente per ribadire tutta la sua forza. Ci saranno con loro anche Enrico Gandolfi, Carlo Croce, Stefano Zigliali e Pietro Carrara. Andiamo a vedere le altre gare a livello internazionale. Segnaliamo ovviamente l'Ironman New Zealand a Taupo, ci sarà anche l'Ironman 70.3 sempre nella stessa giornata, che lo ricordiamo sempre a Taupo, alla fine del mese di novembre in questa stagione assegnerà anche i titoli mondiali. Ma ovviamente l'attenzione è posta sul full distance, con il mitico Cameron Brown al via per un ulteriore podio da conquistare, magari chissà addirittura l'ennesima vittoria assoluta. E ci sarà anche la nostra Federica De Nicola, che è alla seconda tappa del suo tour in Estremo Oriente, dopo aver appunto già gareggiato a Nuova Zelanda al Challenge Wanaka. Tra i grandi big al via segnaliamo anche la presenza di Terenzo Bozzone, il kiwi di origini italiane. In Brasile si disputerà la seconda prova della GP Extreme Series, il GP Extreme São Carlos, questo triathlon particolare perché si disputa sulle distanze atipiche del 111, ovvero 1110, 1000 metri di nuoto, 100 km di bici e 10 km di corsa. E passiamo all'Italia per confermare purtroppo quello che abbiamo già detto in una prima notizia dei giorni scorsi. La Federazione Italiana Triathlon aveva annullato, bloccato comunque esclusivamente le gare di Duathlon Città di Lecco e Duathlon Sprint Città di Chioggia. Sembrava quindi che il Duathlon Sprint Autodromo di Pergusa si sarebbe potuto disputare, e invece appunto con questa ulteriore appunto comunicazione del nostro presidente Luigi Bianchi e si sono tolti tutti i dubbi. Fino al 3 aprile tutte le gare del calendario della Federazione Italiana Triathlon, lo ribadiamo, sono sospese. È stata rinviata invece al 28 giugno la Run Bike Gorgonzola, la gara partner di cui però parleremo tra qualche minuto. Andiamo avanti con le gare che si disputeranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Con una news su moltrito.it siamo andati ad analizzare in un articolo, nella prima parte di questo articolo, lo swim run in Italia e nel mondo. Abbiamo detto che appunto nello scorso fine settimana è partita ufficialmente la stagione con le tappe in Uruguay e negli Stati Uniti, e questa appunto prima puntata ci racconta innanzitutto che cos'è lo swim run, come è partito lo swim run in Italia con la mitica data del 10 maggio 2014, il
primo Amphibiaman Lignano Sabbiadoro, e poi il 3 agosto 2014 il primo Aquatic Runner, che poi è diventato dal 2018 anche Swim Run Solo World Championship. Insomma, in Italia esiste un circuito targato XEN, lo XEN Italian Swim Run Series, con in tutto 19 edizioni, con la prima, che è anche la più longeva, appunto l'Amphibiaman di Lignano Sabbiadoro, che festeggia la 7ª edizione. Poi ci sono il 5º appuntamento con Cavallino Treporti, lo Swim Run Venice, e poi c'è anche il Swim Run Bologna, che fa parte anche di Otillo Swim Run Merit Race, ma di questo parleremo. 4 edizioni invece di Wildman Sicily Swim Run Messina. Ovviamente fiore all'occhiello del circuito italiano e mondiale è Aquatic Runner, per la terza volta sabato 12 settembre 2020 in Friuli Venezia Giulia, con partenza da Grado e arrivo a Lignano Sabbiadoro. Si assegneranno appunto i titoli mondiali con Aquatic Runner, con 275 atleti, 20 nazioni rappresentate, in tutto 6,3 km di nuoto e 26,7 km di corsa e 19 transizioni. I campioni in carica sono Daniel Hofer e Jessica Galleani. Ci sono altre gare in Italia, la Notte Corri con Chicchierar Partners a Pietra Ligure del 16 maggio, e poi Swim Run Cheers a Stresa il 6 giugno, 5 diverse distanze. Sappiamo poi quanto anche Diego Novella, anima e core di questo progetto, appunto Swim Run Cheers, che è un evento davvero molto importante e molto ben costruito, prevede anche degli altri eventi di prova durante tutta la stagione in varie appunto regioni d'Italia. Aquatic Runner anche nel mondo, perché ci sono in tutto 17 gare valide come Aquatic Runner Swim Run World Qualifying, e insomma andate assolutamente sul calendario, quindi www.mondotriathlon.it/calendario, per trovare, semplicemente digitando nel campo cerca la parola Swim Run, tutte le gare che sono in calendario, che si disputeranno per quanto riguarda Aquatic Runner, il circuito XEN e Otillo, di cui parleremo però settimana prossima. Un'altra gara importante di cui vi voglio parlare è il fratellino dell'Ironman Lanzarote. Tra meno di 3 mesi si svolgerà il Volcano Triathlon, la 36esima edizione, quindi pensate, una in meno rispetto al nostro triathlon di Bardolino. Questa gara che si disputerà il 25 aprile 2020, quindi è una gara che è davvero molto fascino, si disputa appunto dal 84, tra le più longeve di tutto il panorama europeo, che raccoglie tanti, sempre molti professionisti che testano il proprio stato di forma proprio in vista del mitico Ironman Lanzarote, El Mas Duro. Si disputa su distanza olimpica, ovvero 1500 di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa. Le iscrizioni sono già aperte e fino all'8 aprile c'è anche la possibilità di usufruire di uno sconto nella tariffa. Parliamo anche di altre 3 gare, in questo caso parliamo di 3 rinvii di gare. Di una abbiamo già detto, del Duathlon di Santena, che si sposta all'8 novembre. Slittano invece al 2021 il Trixman di Civitavecchia, una gara di cui sono stato speaker nella passata stagione, davvero ben organizzata, che appunto ha deciso per vari problemi logistici e organizzativi di dare l'appuntamento alla prossima stagione. E l'arrivederci alla prossima stagione anche per il 51-50 a Zurigo. La gara era legata, poi lo sappiamo, all'Ironman Switzerland, che si disputava da sempre a Zurigo. Quest'anno si è trasferito l'Ironman Switzerland nella cittadina di Thun, e appunto Zurigo di fatto rimane orfana di entrambe le sue prove, perché appunto 51-50 Zurich, il triathlon olimpico no draft, si svolgerà sì, ma non in questa stagione, dalla rivederci anche lui al 2021. Vi invito sempre a guardare con costanza il calendario, che viene costantemente aggiornato con tutte le novità e con anche nuove features, con nuove aggiunte, per renderlo sempre più fruibile e utilizzabile al meglio da tutti voi. Quindi dateci anche i vostri feedback e controllate tutte le vostre gare con la ricerca davvero molto potente, che vi permette in un attimo di trovare tutto quello che vi serve.
E prima di passare ai saluti finali, ovviamente è giunto il momento del calendario delle gare partner e c'è una modifica perché la prima gara partner non è più Ramen & Bike Gorgonzola, che abbiamo detto prima, si sposta al 28 di giugno, quindi un grosso in bocca al lupo ai miei amici organizzatori Francesco e Luca per questa loro avventura. Ovviamente ci sarà pieno supporto da parte mia di Mondo Triathlon. Cominciamo dunque con il 26 aprile l'appuntamento con il Triathlon della Croisette, il Cannes International Triathlon. Vi ricordo, incomincio proprio con Cannes, che è stata appena messa online una nuova pagina su Mondo Triathlon, mondotriathlon.it/triathlon-promo. Trovate tutti i riferimenti anche dalla home page, e ho già incominciato sin da stamattina, abbiamo già iniziato anche a pubblicizzare questa pagina sui nostri social. Ebbene, su questa pagina troverete tutte le gare partner di Mondo Triathlon che mettono in palio per gli amici di Mondo Triathlon dei pettorali e dei tri pack a prezzi assolutamente vantaggiosi, quindi esclusivi per tutti gli amici di Mondo Triathlon. Iscrizioni a prezzi convenzionati, anche la possibilità di unire una bella vacanza, quindi con un alloggio, magari anche per gli accompagnatori, a prezzi assolutamente esclusivi e scontati. Quindi vi ripeto, www.mondotriathlon.it/triathlon-promo per tutte le promozioni che riguardano appunto le gare partner di Mondo Triathlon. Abbiamo detto del Cannes Triathlon del 26 aprile, passiamo al Ravenna Cross Triathlon che raddoppia 16 e 17 maggio con due distanze, il sabato più corta, il 17 invece la domenica con la distanza che su cui si sono misurati gli atleti l'anno scorso nella bellissima prima edizione. Il 17 maggio ci sarà anche un Half Triathlon a Malta, l'Ocean Lava Malta, questo è un nuovo inserimento, una gara molto bella in un luogo meraviglioso che sappiamo, quindi anche in questo caso ci sono pettorali scontati, così come ci sono anche per il Challenge Lisboa. Insomma, non c'è bisogno di presentazioni per Lisbona, la gara portoghese, quindicesima edizione, una gara molto veloce con tante altre gare attorno a quella principale che è appunto il mezzo Ironman, quindi la possibilità per tanti atleti di gareggiare, magari di un gruppo, di una famiglia. Del Run and Bike Gorgonzola abbiamo già detto, e poi Embraer Man, 15 di agosto, Ferragosto, il triathlon tra i più longevi e più duri al mondo, sulla distanza del full, quindi 3,8 più di 180 di bici e 42 la maratona finale, per una gara mitica guidata dal grande Gérald Jaconot. E poi per concludere la stagione, ovviamente, e niente di meglio che il Maiorca 140.6, in questo caso oltre a una promo sui pettorali per l'iscrizione alla full distance, ma c'è anche l'half, c'è la possibilità anche di gareggiare a staffetta. Ci sono anche dei tri pack davvero molto molto interessanti per appunto vivere una bellissima vacanza sportiva per accompagnare magari i propri amici e familiari triatleti che vogliono gareggiare. E io sono davvero, ogni volta che arrivo a questo punto, dispiaciuto, rammaricato, perché mi piace raccontare del nostro mondo triathlon, mi piace stare in vostra compagnia, mi piace pensare appunto che stiate ascoltando il Triathlon Dado Podcast, magari mentre vi state allenando, mentre siete in macchina o magari anche mentre vi state rilassando sul divano. E dunque finisce qui la nona puntata di questo ricco Triathlon Dado Podcast di inizio marzo 2020. Insomma, ribadisco ancora il messaggio che ho tenuto a lanciare all'inizio del podcast, quando abbiamo parlato di coronavirus, un'emergenza che ci deve ancora tenere più uniti, solidali, pronti appunto a seguire le regole che vengono dettate per far sì che tutto possa andare nella direzione giusta, ovvero quella della risoluzione di questo contagio, di questa emergenza. Sicuramente noi triatleti siamo persone caparbie e tenaci, sappiamo che alla fine l'obiettivo lo riusciremo a conquistare, anche se in questo momento appunto bisogna fare un po' di fatica. Fatto
fatemi sapere se il triathlon da dopo vi piace, segnalatemi le vostre storie, perché ve lo ricordo, siete anche voi i protagonisti, non solo i grandi campioni. Raccontiamo storie per emozionare. Attendo i vostri spunti, i vostri feedback, e vi ricordo che potete ascoltare Triathlon Daddo Podcast ovviamente sulla pagina ufficiale all'indirizzo mondotriathlon.it/podcast, ma poi anche su iTunes, su Spotify, su YouTube, su Google Podcast, su Spreaker, su Anchor e su tanti tanti altri spazi online dedicati ai podcast. Vi ringrazio ancora, vi segnalo che il calendario è sempre in aggiornamento, così come la pagina dei risultati. Segnalateci tutto quello che volete sia migliorato. Nel fine settimana ovviamente occhi puntati in particolare sui campionati europei di Punta Umbria in Spagna e sul Ironman New Zealand con la nostra anche Federica De Nicola, e io non devo dirvi altro se non che attenzione, perché domani ci sarà una sorpresa a riguardo di Gala del Triathlon. E vi parlerò anche di Triathlon Show. Insomma, domani sera alle 21, attenzione, venerdì 6 marzo alle 21, incomincia Gala del Triathlon 2020. Non voglio dirvi altro per svelarvi, ci sentiamo domani sera alle 21, ci sarà un video che vi racconterà quello che sta succedendo per questa edizione 2020 di Gala del Triathlon. Grazie per il vostro ascolto, a settimana prossima, da Docce io triamo, vi voglio bene, sempre avanti col sorriso, ciao!